della comunità cinese. Coronavirus, fattore di rischio per l'economia, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Visco a Brescia. Botta e risposta sulla crescita tra il ministro dell'economia Gualtieri e il presidente degli industriali lombardi Bonometti. Il servizio di Eleonora Di Lauro. Il virus cinese irrompe ospite inaspettato e certamente non gradito al 26esimo Forex a Brescia, congresso di 450 istituzioni bancarie e finanziarie italiane. Il virus che in pochi giorni sta cambiando il quadro geopolitico mondiale. Nella relazione del governatore della Banca d'Italia arriva subito dopo l'instabilità provocata dalla guerra dei dazi e dallo strappo della Brexit. L'effetto sull'economia italiana delle misure adottate in tutto il mondo per far fronte, per contenere il contagio, non potrà che essere negativo. Anche il ministro per l'economia, Roberto Gualtieri, annovera il coronavirus fra le possibili serie preoccupazioni per l'economia italiana, che comunque dopo due anni deludenti potrebbe recuperare, così almeno anticipano alcuni indicatori del primo trimestre 2020. Bene lo spread, ora bisogna pensare a riforma fiscale, spending review e investimenti. Serve una nuova strategia di moderna politica industriale che punti a robustire la competitività delle nostre filiere industriali, a migliorare il posizionamento e segmenti di medio-alto valore aggiunto. Applauditissima la nota polemica che arriva dall'economia reale. Ci rendiamo conto che l'Italia è sul barco. Ci rendiamo conto che anche la Lombardia, che è sempre stata la locomotiva dell'economia italiana, ha rallentato. Se rallenta la Lombardia, rallenta il paese. Abbiamo bisogno di politici competenti, dice Confindustria, e non di chi propone quota 100 e reddito di cittadinanza.